con le stesse società abbiamo firmato dei contratti di fornitura. Quindi noi produciamo e glielo vendiamo. E queste organizzazioni sono una delle più grandi d'Italia, tra cui Brio, Almaverde, eccetera, eccetera. Quindi per dirti l'enormità di questo progetto che stiamo portando avanti. Noi questo progetto siamo riusciti poi a realizzarlo grazie a un primo finanziamento della Regione Emilia-Romagna, perché appena hanno sentito che noi volevamo fare questo, ci hanno invitati a presentare il nostro prodotto in modo tale da potersi accompagnare se è buono e a realizzarlo. Abbiamo partecipato, abbiamo vinto, siamo andati in Senegal, abbiamo fatto tutta la validazione di ciò che avevamo scritto sulla carta, abbiamo creato 28 cooperative in 28 villaggi, perché abbiamo organizzato i villaggi in cooperative, e abbiamo a disposizione 1200 ettari. Abbiamo poi iniziato una produzione di 50 ettari che è andato benissimo. E abbiamo poi iniziato a vendere localmente con una collaborazione di Auchan Senegal, con Auchan Senegal. E quindi, dopodiché, una volta ritornati in Italia, siamo stati chiamati a sua volta dal Ministero degli Affari Esteri, che si è proposto di venire. Anche deve venire a proporre la nostra idea perché lo ritengono qualcosa di valido. Abbiamo partecipato, non solo abbiamo vinto, ma siamo arrivati primi. E si è andato un altro investimento di 200.000 euro. E adesso io, che cosa succede? Io quando faccio questa attività non lo voglio fare io da solo con imprese italiane e basta, ma voglio mettersi dentro anche questi migranti. Perché? Perché penso che invece di avere tante persone che investono di qua, di là, di là, di là, e vanno tutti a perdere, ma di riunire questi capitali e fare in modo che siano una, forte, potente, e investire in qualcosa di veramente utile che può, uno, aiutare i loro familiari che sono giù, ma anche quindi gli dai lavoro, ma aumenti la produzione locale, eccetera, e si guadagni, perché si guadagni e si guadagni a dismisura. E questa roba qui, invece di lasciarlo nelle mani di solo italiani, europei, eccetera, ho deciso di coinvolgere tutta la comunità. Ma come tu ben sai, con la comunità si fa molto fatica, perché uno non si fida, no? Due, perché hanno già avuto persone che dicevano una cosa del genere, ma non è mai andato bene, e così via. E quindi io con il mio percorso, perché sono prima andato da loro, ritornato da loro di nuovo, ritornato da loro di nuovo, ho realizzato tutto ciò che io gli avevo detto di voler realizzare, e i risultati un pochino alla volta ci stanno vedendo. E adesso con l'appoggio di Banca Etica abbiamo deciso di aprire il capitale, e lo stiamo facendo tutto nella piattaforma affiliata a Banca Etica, e questo per diversi motivi. Uno, per garantire tracciabilità, sicurezza, perché tante persone ne approfittano di questa occasione per pulire i loro soldi, e quindi con la banca una cosa del genere non lo puoi fare. E in più, l'aspetto più importante è che chi investe nel nostro progetto, perché noi siamo una startup innovativa, chiunque investe, se investe ad esempio 1000 euro, 500 euro gli ritornano indietro con le agevolazioni fiscali, perché investendo in una startup innovativa hai 50%, diritto a 50% di agevolazioni fiscali sulla somma che hai investito. E questa somma qui te lo danno con la dichiarazione dei redditi. Quando vai a fare la dichiarazione dei redditi, te lo danno. Questo e tanto altro lo stiamo facendo, e stiamo provando a sensibilizzare le persone in modo tale che possano venire e accompagnarsi in questa avventura. E poi questo progetto ha un rendimento molto molto alto. Noi dal terzo anno, dal secondo anno direi, avremo l'opportunità di arrivare a un altro step di finanziamento,
Quindi autore di 15 milioni di euro fornito dalla Banca Mondiale, da FAO. E questo ci servirà di fare il terzo step del progetto, che è quello di fare proprio un vero e proprio acropolo. E nell'occasione stiamo lavorando nel team anche il professore Bagnare Gianluca, che ha già fatto una cosa del genere nella Repubblica Democratica del Congo, con il finanziamento della Banca Mondiale di 26 milioni di euro. E adesso fa ogni giorno 40 tonnellate di manioca lavorata, 40 tonnellate di olio di vegetale lavorato, 40 tonnellate di frutta e verdura, eccetera. Questo per dirti il potenziale di questo progetto. E questo progetto poi lo possiamo poi replicare dappertutto in Africa. Abbiamo iniziato in Senegal, ma da qui a 2 anni saremo in Mauritania, non in Mauritania, però in Guinea, in Costa d'Avorio, in Camerun, eccetera, eccetera, eccetera. Scusami che mi sono allungato un No, 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 pochino. Era vai, siamo qui per quello, quindi vai avanti. Beh, giusto, mi sembrava giusto per spiegare meglio quello che stiamo facendo. grazie per la spiegazione e per il progetto che state facendo. La vedo veramente interessante, quindi Grazie. merita essere condiviso anche con le persone. Bene, quindi quando parlavi hai detto diverse cose che vorrei che approfondiamo un paio di questi. Uno, quando parlavi dell'esportazione, cioè dei prodotti che viene prodotto in Senegal e che poi viene esportato in Italia, di quali prodotti stai riferendo? Che tipo di prodotti, per esempio? Allora, come tu ben sai, qua in Europa in generale si produce poco, cioè nel senso si produce dal mese di maggio fino al mese di novembre massimo. E poi dopo ci sono 6-7 mesi che quasi di zero produzione perché c'è tanto freddo, eccetera, eccetera. E quindi noi approfittiamo di quel periodo lì per poter vendere i nostri prodotti. E noi con il vantaggio del clima, eccetera, possiamo produrre. In questo caso qui sto parlando perché noi abbiamo iniziato l'anno scorso con la produzione orticola, e quindi stiamo parlando di fagiolini, poi zucchine, poi come si chiama? Le piavano. Eccetera. E poi ovviamente anche i frutti, perché dal mese di marzo fino a mese di settembre ci sono i manghi e gli anacardi. E poi dopo ci sono altri prodotti e così via. Ma per il momento i prodotti più utilizzati che abbiamo fatto di più sono quelli lì. E poi ci sono altri prodotti che facciamo e coltiviamo per il mercato locale, perché un pochino bisogna conoscere anche il mercato locale. Una parte fondamentale della nostra ricerca e validazione è stata anche quello di capire come lo vogliono loro i prodotti e farlo in quel modo lì per poterlo vendere localmente. Quindi questi prodotti che l'hai nominato sono prodotti che ovviamente vengono prodotti localmente in Senegal e poi vengono consumati anche, vero? Allora, questi prodotti, ci sono alcuni prodotti che servono più al mercato europeo che al mercato senegalese. Quindi per poi coprire entrambi, noi quando qui smettono di produrre, noi produciamo per loro una parte, ma la più grande parte lo coltiviamo per il mercato locale. E sono altri prodotti, parliamo di Ngambi, no? Quindi non so, di gnam, Ah, come lo chiamano. yam, Poi ok, forse. chiamo okra e poi del piccante e pomodorini, pomodoro e soprattutto riso, perché ad esempio in Senegal noi siamo dei grandi consumatori di riso, ma il 65% del riso consumato viene
ma dall'estero. E questo per una cosa piccolissima, sai perché si può produrre riso in Senegal, ma le persone preferiscono il riso importato, per il semplice motivo che il riso importato è senza sassi e cose strane, mentre quello senegalese invece è pieno di sassi e cose, di sassolini e cose del genere. Questo è dovuto al modo di lavorare, alla mancanza della tecnologia che può far uscire un prodotto raffinato di qualità, eccetera. E noi stiamo facendo questo robo qui, stiamo producendo del riso per poi trasformarlo e venderlo localmente. If you enjoy this podcast, make sure you subscribe so you never miss any of our future episodes. Rate and review Obehe Podcast and share with your friends who might need it. I remain Obehe Ewafo. Thank you so much for listening and talk to you in the next episode.